Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Non vi dimenticate ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa continuare. Per cui vediamo di riuscire a raggiungerne almeno 50 per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi dopo effettivamente un po' che non lo riprendo perché ho incominciato ori e pensavo di volermi dedicare solo ed unicamente a quella serie perché avevo appunto un po' di tempo limitato. Però ho visto comunque ragazzi che diversi di voi mi hanno appunto chiesto quando avrei continuato questa serie, visto quindi che ci tenete così tanto, ho appunto deciso di riprenderla già, quindi di non aspettare la fine di Ori. Per cui la volta scorsa, ragazzi, perlomeno l'ultima volta, ero rimasta tra virgolette mezza bloccata, perché appunto per proseguire nel mondo, ragazzi, insomma, del centro commerciale, chiamiamolo così, devo chiamare un numero, sarebbe a dire il numero dell'hotel. Che appunto ero riuscita a capire di doverlo trovare e vedere qui dal mio appartamento reale. Il problema, ragazzi, è che non sono riuscita appunto a trovare questo benedettissimo numero, per cui avevo chiesto a voi aiuto a riguardo. Qualcuno di voi mi ha detto di esplorare la casa il più possibile, nel senso di ricontrollare se ci sono delle novità, per esempio per quanto riguarda la radio, per quanto riguarda la porta, il buco nel muro, eccetera, eccetera. Per cui, visto appunto che ci siamo, ragazzi, vediamo un po' se c'è appunto qualche novità qua intorno. Guardiamo un po' dallo spioncino, vediamo cosa c'è. Ma con chi sta discutendo? Ma è con la mia vicina, la ragazza, quella? Oh, è accesa la discussione, eh? Oh, qualcuno ha intenzione di cagarmi? Non credo, ragazzi, ci sarà qualche sviluppo riguardo questa situazione. Se io provassi a riuscire e a riguardare dallo spioncino. È incredibile, ragazzi, come cambiano in fretta le cose in questo gioco. Sicuramente questa è una cosa che magari uno non tanto si poteva aspettare, avrebbe potuto aspettarsi in un gioco del genere. E invece, guardiamo dal buco qua, dal buco, facciamo un pochettino i fatti. Che Oh, ma visto! Oh, ma visto! Oh merda, ragazzi, ma visto! Ma visto che la stavo spiando, si è accorta di qualcosa! Oh shit! Oh! Ecco, si alza e se ne va di nuovo, lasciando quell'inquietante coniglietto rosa lì sul letto a fare la guardia. Io riguardo di nuovo. Per quanto ancora devo fare questo avanti e indietro, ci picchia. Ok, ragazzi, nemmeno qua sembrerebbero esserci risvolti. Really? That many Ammazza. people? You sure you can handle it? Oh, really? Huh? Oh, no problem. But I better start getting ready soon. I told you, no problem. I'll be there. What? Oh, that. Yeah, you're telling me. I really want to find another place soon. There's just, I don't know, something about this place. Ok, praticamente era al telefono con qualcuno e lei praticamente ha detto che vorrebbe trovare un altro posto, probabilmente dove stare, perché dice c'è qualcosa di strano in questo posto. Ok, quanto ancora devo starti a spia? Ok, non credo ragazzi che avremo altre novità da qui. Per cui, mi accepicchia, se adesso ragazzi non ci sarà alcun risvolto, sarò costretta. Niente, manco dalla radio, dalla TV.
Qualche novità dalla TV? Niente corrente. Se non ci dovesse essere alcun risvolto adesso, ragazzi, dalla finestra, temo di dover utilizzare il commento che mi è stato lasciato da qualcuno di voi, dove mi scriveva proprio direttamente, ragazzi, il numero di telefono. Insomma, io adesso non me lo ricordo perché ho visto soltanto che è stato scritto un numero. Quindi, se non ci sono novità. Ragazzi, io non veramente non so che dire. Mi è stato pure detto, giustamente, è strano che tu non possa spostare la visuale a destra e a sinistra quando guardi dalla finestra. Ma allora, cioè, regà, ma veramente? Cioè, comunque la situazione qua è totalmente bloccata, ragazzi. Io non ci posso fare niente perché a destra e a sinistra non mi fa guardare. E non capisco perché, non riesco a capire davvero se sto facendo io qualcosa di sbagliato. Io adesso riguarderò anche da qui, ma credo che la situazione sia peggiore quella dell'A. Infatti qua non vedo manco la scritta hotel. Veramente, ragazzi, non so come regolarmi e cosa fare al riguardo. È veramente frustrante, ve lo giuro. Io riguardo di nuovo un'altra volta lo spioncino, magari succede qualcosa, e invece no. Mi sa, ragazzi, che mi tocca usare l'aiuto che mi è stato dato in commento, perché come avete potuto vedere anche voi, ragazzi, qua io non riesco ad avere in alcun modo accesso a questo benedettissimo numero di telefono. L'unico luogo, ragazzi, che non ho ricontrollato effettivamente è il ripostiglio. Vediamo un po' se c'è qualche novità anche qui. Magari mi sono persa qualcosa, eh. Magari sì. Sto ricontrollando tutto, ragazzi, veramente tutto. Non so dove sbattere la testa. È incredibile questa cosa. Non c'è un casius de niente, manco qua. Niente, niente, niente. Pensavo davvero mi fosse sfuggito qualcosa dentro casa, ma non c'è assolutamente niente. Mi è stato detto anche, per esempio, di ricontrollare il vino nel frigorifero. Prendiamo la bottiglia di vino. Destinata a rompersi se continua a usarla come arma. Ma va, ma vorrei pure vedere, insomma, no, Harry, che cazzo dici? Vorrei pure vedere se non si rompe. Ok. Vabbè, ragazzi, niente, non sono riuscita a trovare nulla, di nulla, di nulla. Per cui, visto che siamo qua, io ringrazio dottor Nakuma perché è suo il commento che mi ha scritto il numero di telefono in commento, ragazzi. Quindi sarebbe a dire effettivamente poi la cifra, insomma il numero a 4 cifre che mi servirà per sbloccare la questione lì del bar, ragazzi, nel centro commerciale. Per cui intanto proviamo a chiamare, io spero perlomeno che sia questo, perché lui non ha specificato che quello è il numero dell'hotel. Per cui intanto 555 3 7 5 0. Squilla. Squilla. Chiedo scusa, non sapevo che fosse così tanto disturbo. Accidenti. Vabbè, ragazzi, allora torniamo nel centro commerciale. Mamma mia, il bucio si fa sempre più profondo. Aiuto! Adesso devo vedere, ragazzi, di riuscire a trovare di nuovo il bar, cosa che vedo abbastanza difficile perché già il mio senso di orientamento di solito fa altamente cacare. Figuriamoci dopo così tanto tempo che non gioco. Per cui intanto io comunque mi continuo a tenere questa equipaggiata, ovviamente, perché mi sembra l'arma più utile attualmente. Per cui dobbiamo ritrovare il bar, ragazzi. Io spero di riuscirci in non troppo tempo, effettivamente, che non mi ricordo veramente proprio di striscio, nemmeno di striscio dove possa essere. One eternity later. Che cazzo è sto rumore? Oh! Non so, ragazzi, perché ci sia questo rumore. Ok, te stai uscendo fuori da lì. Io non mi ricordo manco di essere stata qui, ragazzi.
Sinceramente, questo cos'è? Un badile? No, una pala. Pure la pala! Oh! Ottimo, fatto sta che adesso ho l'inventario pieno. Ma guarda un po'. Shit! Lasciami in pace, ma ammazza che brutto che sei io. Comunque qua non c'ero stata, ragazzi, per esempio. Esplorando, sono capitata totalmente per caso anche in questo posto qui. Ho preso l'ascensore e senza muoverlo sono uscita direttamente qua. Però qua sembrerebbe non esserci più niente, per cui andiamo. Boh, qua. Ragazzi, penso che comunque ci rivedremo direttamente quando riuscirò a trovare il bar. One eternity later. Oh, ragazzi, finalmente ci sono riuscita. Sono riuscita a ritrovare il bar, per cui è il momento della verità. Vediamo se il numero, appunto, che mi ha lasciato dottor Nakuma è quello giusto per aprire questa benedettissima serratura. Per cui sarebbe, dovrebbe essere 37. 3, 7, no, ho sbagliato. Che palle, niente. Ah, iniziamo proprio bene. Cazzarola, dai, deve essere tanto difficile inserire un cazzo di numero. 3, 7, 5, 0. Oh, per fortuna, ragazzi, siamo riusciti allora ad aprire questa porta. Per cui finalmente siamo dall'altra parte. Io adesso non mi ricordo effettivamente di preciso cosa ci diceva la nota del bar. Promemoria del barista, vediamo un po'. Il numero corrisponde del telefono in questo negozio. È un numero compare. Chiunque può vederlo. Salto, esci. Vabbè, quindi non diceva cosa c'era oltre la porta. Per cui non ho idea di cosa ci aspetta, ragazzi. Ma mi volete far pigliare un infarto? Sì, effettivamente sì, ammazza, devo arrivare fino a sopra. Ma è una parola. Oh, cominciamo con gli inseguimenti, ragazzi. Io vi consiglio di non darmi fastidio. Vi consiglio questa cosa, eh. Ve lo straconsiglio perché oggi Harry non è assolutamente di buon umore. Per cui io non ho idea, ragazzi, di quanti piani dovremo salire. Non ho idea di chi sia stato ad urlare. Ah, si è aggiunto pure Pino. Vai, facciamo una bella festa. Perché non facciamo un party e ci divertiamo tutti su per queste scale? Sarebbe così bello. Io ho portato tre panini e tre birrette, no? Che sarà mai? E continuano a starmi addosso. Ragazzi, io mi auguro, mi spero, stavo dicendo, io mi auguro che non sia una sorta di loop tipo infinito. Perché sto continuando a salire, a salire, a salire. Ah, ok, dovrei essere arrivata in cima. Attenzione. Intanto cerchiamo di non cadere di sotto. Questa cos'è? È la porta 207 del mio palazzo. Sì, ma entra. Non riesco a trasportare altre cose. Cazzo, che ci sta? Una placca, qualcosa? Ah! Lasciatemi in pace! No, c'è una placca, ragazzi. E mo? Togliti dal cazzo! Che mi sta a fa? Senti, vaffanculo! Mamma mia! No, regà, devo lasciare qualcosa. Mamma, non posso sta tornare indietro. Non posso sta tornare indietro. E se io uso sta bottiglia di vino, vediamo che cosa fa. Ma mi lasci in pace! Usiamo sta bottiglia di vino, ragazzi. Spacchiamola in qualche modo. Rompiamola, rompiamo. Ma si romperà contro questi che sono fantasmi. Non lo so, ammazza, il vino ti fa st'effetto, zio. E pensa che ti sei bevuto manco mezzo bicchiere. Raga, ma non si spacca però, eh. Attenzione, non si sta spaccando. Dai, ma si deve rompere in qualche modo. No, io lo sapevo che non dovevo prendere quel maledettissimo barile. Barile, ho detto, ma che cazzo sta di? Pala, ok, è rotta, perfetto. Ma posso lasciarla, scusa. Ma Harry! Raga, ma ci deve essere un modo per lasciare, scusate, eh. E mo mi tocca tornare indietro perché ho preso una cazzo di pala. Raga, non ci posso credere, non ci voglio credere. Ma ci deve essere un modo per lasciare qualcosa dall'inventario. Ci deve essere un modo. Che cavolo, no, dai, non mi potete fare questo. Raga, non c'è modo per lasciare, insomma, non posso lasciare qualcosa per terra che non mi piace. Usiamo questa. Oh, ok, ho usato la bevanda nutritiva, ragazzi, so che magari l'ho usata la cazzo di cane, ma mo
Non mi si poteva chiedere di stare a tornare indietro fino a casa, scusate. Son qua. Che diamine, prendila, sì. Placca del caos. Raffigura un'immagine astratta e dice caos. Questo ci piace. Questo ci piace. Non toccarlo! Posso con tutta la convinzione del mondo dire che è stato assolutamente raccapricciante? Posso? Looks like another one, Captain. Got one, 2-1 on his head. It's just like that case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so... Anche se fosse, perché non finite le frasi? Mannaggia voi. Allora, andiamo nella casa... Palloncino sgonfio, regà, perché assolutamente devo smollare qualcosa. Allora, ci lasciamo ovviamente la placca del caos. Io direi, ragazzi, di lasciarci questa, di lasciarci la pala. Devo lasciarmi degli spazi liberi, perché sennò veramente può essere problematica la cosa. Sono veramente, ragazzi, terrificata da quello che ho visto. Per cui, se adesso mi affaccio alla finestra, perché mi è stato detto appunto che devo ogni volta... Il 200... Sta puntando all'appartamento 303, l'appartamento di Aileen? Cioè, sta indicando col dito, ragazzi... Come ha fatto il bambino? Come ha fatto il bambino dalla finestra di quell'altro appartamento? E comunque il tizio ci ha detto che quello non è un bambino, ma un uomo. L'uomo 1121 ha detto una roba del genere. Guardiamo dal buco, adesso che ci siamo. Oh, è lì. Ah, si è messa tutta in tiro. Ma che bel vestitino aderente. Ok, raga, ma quel cazzo de peluio, non so neanche se si può definire peluche, prima o poi si muoverà da lì? Ok, qui non c'è più niente da vedere, sembrerebbe, per cui stavo dicendo che qualcuno di voi mi ha suggerito che ogni volta magari che ritorno all'appartamento è il caso di guardare sempre appunto queste cose qua, tipo fuori dalla finestra, nel buco, nello spioncino, proprio per vedere se ci sono novità. Guardiamo fuori. Ancora? Ma sta ancora discutendo. Ma vedete, ragazzi, comunque si è aggiunta un'altra impronta al muro. Prima, quando ho guardato fuori, ce n'erano due nell'ultima fila. Adesso ce n'è una terza. Sarebbe a dire appunto questa nuova vittima, questo nuovo tizio, ragazzi, che è morto fra atroci, davvero atroci tormenti, oserei dire. Per cui, allora, sicuramente la prima cosa che farò sarà salvare. Sicuramente. Sovrascriviamo prima di avventurarci, ragazzi, nuovamente nel bucio regulo che è lì in bagno. Io a sto punto delle cose, perché
De Guercio mi ha detto: non hai ancora visto niente. E porca vacca, se quello che ho visto è ancora niente, siamo messi proprio bene. Ammazza. Sta prendendo la forma dei busci dei culo che sono dentro i mondi. Dove andiamo, ragazzi? Guardate un po'. Oh, ammazza, è casino che mi avete fatto in bagno. E mo chi glielo spiega al proprietario? Comunque, da notare, ragazzi, che non ci sono più rumori provenienti dall'interno del buco. Sono abbastanza preoccupata. Per cui non perdiamo tempo e addentriamoci in questo nuovo mondo. Questo buco non sembra fatto da un essere umano. Sta diventando più grande. Vai, continuiamo. È più rotondo. Questo l'ho già visto, esatto. È quello che prendi quando sei nei mondi. Vuoi entrare? Vorrei poter dire di no come ogni cazzo di volta, ma devo purtroppo dire di sì. Non so cosa aspettarmi, ragazzi, ragazzi, a questo punto delle cose, perché ogni volta i mondi sono diventati più grandi, più complicati e anche più terrificanti, secondo me. Quindi ogni volta è una scoperta. Infatti è ancora più schifoso! L'appartamento della nostra vicina, e questo chi è? Looks like my apartment. Infatti lo stavo dicendo adesso. What the hell is this? Ok. Oh, basta sentire la musica. Ok, la cosa si fa sempre più terrificante. Ci avevo azzeccato in pieno, ragazzi. Questo sembrerebbe essere appunto il palazzo dove viviamo. Perché se quel tizio ha bussato all'appartamento della nostra vicina, questo deve essere per forza il nostro palazzo. Non so perché sia ricoperto di interiora di esseri, però. Vabbè, qua c'è il bambino! C'è il bambino! Che rumore! Ma questo è il nostro, no? Noi siamo al 302, non mi ricordo, ragazzi. Oh, oddio, che rumore disgustoso che fa. Vediamo. Chiuso a chiave. C'è un ritaglio di carta rossa infilato sotto la porta. È lo stesso modo esatto in cui appaiono sotto la mia porta. Prendilo, prendilo. Non me lo fa prendere, ragazzi. Non me lo fa prendere. Le cose cominciano a farsi ancora più inquietanti, ragazzi. E ancora più disgustose, oserei dire. Ok, il tipo era qui, il tipo è andato di là. È chiuso a chiave. Che ci faceva quel tizio qui? Che sia lui la prossima vittima? Non credo proprio che sarà lui. Ha bussato alla porta della nostra amica. O forse sarà lei la prossima vittima? Raga, ho paura. Veramente cominciare ad avere paura. Chiuso a chiave. Ok. Ci resta che andare. Terzo piano. Ok. Cominciamo a guardarci intorno e a vedere cosa ci aspetta. Faccio? Gli tiro una mazzata in testa! Una mazzata in testa diretta così qua, tac, sulla nuca, sicuramente lo fai secco. Avviciniamoci. Oh! I got this from Miss Questo me l'ha dato Galvin Miss Galvin molto molto a tempo fa. long, long time ago. Ma She was younger che than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here. I'll give it to you. quando parla di Miss Galvin, a chi si sta riferendo? Alla tizia, alla nostra vicina, probabilmente.
Ma perché questo tizio è qua? Perché è ridotto così? Prendiamola. È la bambola logora. Vecchia bambola data dall'uomo seduto sulle scale del palazzo. E questo l'avevamo visto pure noi. Non possiamo parlarci più, ragazzi. She was so young then. Così piena di vita. So happy with life. Just holding on to questa questione della mano della madre. L'occhio della madre. Vabbè, zio, ma hai scippato abbastanza la minchia. Scusa, me ne vado. Pensavo di doverti temere. Ma a quanto pare sei innocuo, quindi non lo vedo come un gran problema. Allora, qua si può entrare. E anche qua si può entrare. Siamo scesi al secondo piano. Suppongo che dovremo visitare tutte le porte che abbiamo a disposizione. Entriamo di qua. Yuhu! C'è nessuno? Ok, questo è il 204. Ciao zio! Ciao zio, oh madonna che è tutta sta roba. Un sacco di robaccia, niente di interessante. La porta è chiusa a chiave. Sì, scusa, stavo facendo un giro di ricognizione. 202. Qua non c'è, sembrerebbe non esserci niente, ragazzi. Sto sentendo pure altri rumori stranissimi. Ok, queste porte, ragazzi, sono tutte chiuse a chiave. Scusa. Allora, qua quindi non c'è niente. Perlomeno per adesso sembrerebbe non esserci nulla di interessante. Esatto. Ci ricordiamo, ragazzi, che il tizio che è morto adesso, l'ultima volta, era 207. Per cui dobbiamo andare da quest'altra parte per trovare il 207. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Dovrebbe essere questo. 205, no. Oh shit. Ciao ragazzi. Il 207 è proprio quello lì. Oh shit. Oh merda. Stanno arrivando. Tac. Come sempre le prendono, ragazzi, senza manco reagire. Mori. Tac. Ecco qua. Oh, sta arrivando suo fratello. Oh, si è messo a cuccia. Ah, ecco, si è rialzato. Si è riposato un attimo perché giustamente poverino ha fatto troppa fatica, sta giù un attimo tu. Aia! La concia di tua hermana. No, volevo colpi prima l'altro. Tu sia maledetto. Ecco, sta giù pure tu. Aia! Il polpaccio è mio, figlio di una grandissima. Oh. Toh. Sta zitto pure. Allora, questo è il 207, ragazzi. Vediamo se succede qualcosa di particolare. No, non è successo nulla di particolare. E c'è un sacco di robaccia un po' dappertutto, ragazzi, ma perlomeno per ora niente di così trascendentale. Anzi, assolutamente nulla di trascendentale. Tutto chiuso a chiave. Per cui non ci resta che scendere. Scendere ancora di un piano. E avremo a disposizione gli appartamenti da numero 100. Cazzo è tutto sto casino. Addirittura tre porte, ragazzi. Allora, per fortuna qua c'è sta il bucio de culo, quindi ci si può accedere in qualsiasi momento. Guardiamo le cassette della posta. Ci facciamo un pochettino i fatti di tutti. Questi sono i maledetti degli inquilini. I numeri vanno dal 101 al 304. Ok, ma non c'è niente. Non c'è niente, o possiamo spiare la posta altrui? Mi sa proprio di no. Qua c'è un'altra porta anche, ragazzi. Caspiterina. Allora io direi di fare un salto rapidissimo a casa, così giusto per, anche se effettivamente non è successo nulla di che mi dovrebbe spingere a salvare la partita. Però siccome sono un po' fissata, ragazzi, con queste questioni, direi che è il caso un attimo di salvare, poi di vedere quello che c'è da fare. Allora, visto che siamo ritornati e che il tizio... Ma che cazzo è? La lavatrice, ragazzi, si è azionata. Chi cazzo va a dare il permesso di azionare la lavatrice? Che schifo! Chi è che ha cacato a spruzzo qua? No, io non parlavo del serbatoio pieno d'olio, Henry, pure te! Ma resta questa smerdacchiata qua sul muro! Che diavolo è questo? L'asciugatrice ha spruzzato sangue e merda dappertutto. Che schifo. Vabbè, ok, tanto ogni tanto qua qualcuno spruzza un po' di merda, giusto per. Riguardiamo fuori. Ancora lui.
Avanti e dietro, mi sta mettendo nervosissima questo tizio. Va bene, c'è un biglietto sotto la porta, ragazzi. Guardiamo, prendiamolo. Sì, che dice? Ho trovato la soluzione all'enigma dei numeri. Attenzione, fermi tutti, silenzio. 01121 è in realtà 0121, vale a dire 1 di 21. Allora Walter intendeva assassinare 21 persone, ma non ha mai finito l'opera. Fu condannato per gli omicidi di Billy e Miriam Locane, la settima e l'ottava vittima. In seguito si suicidò nella sua cella. L'orribile plurimo omicidio di 10 persone scosse il mondo intero e diventò noto come il caso Walter Sullivan. Qui ci sono due grossi interrogativi. Primo, qual è il movente di questi delitti? Secondo, perché si è ucciso prima di ultimare il suo compito? Era semplicemente pazzo? 2 maggio. Questo è interessante, ragazzi, perché stiamo scoprendo effettivamente cosa si cela piano piano dietro tutta questa storia. Quindi c'era questo serial killer, Walter Sullivan, che però ha ucciso soltanto alcune delle sue 21 vittime. Quindi si è ammazzato. Se si è ammazzato, allora l'interrogativo principale è: chi cazzo è che sta continuando ad ammazzare gente? Facendo finta sempre che si tratti di Walter Sullivan? Non lo so. Zia, sembra che Eileen stia bene. Ok, Eileen quindi è lei, ovviamente. Quindi nonostante il tizio abbia bussato al suo appartamento, lei comunque sta bene, è tutto a posto, va benissimo. Abbiamo tenuto sotto controllo la situazione, abbiamo visto che hanno spruzzato merda nel nostro sgabuzzino, per cui va benissimo così, possiamo procedere così, d'accordo. Torniamo ragazzi nel bucio de culo e torniamo nel nostro palazzo, cioè l'altro palazzo, cioè l'altro, vabbè, se siamo capiti, no? Che è questo casino? Allora ragazzi, vediamo un po', qua abbiamo detto che abbiamo addirittura la bellezza di 4 porte, per cui io direi di cominciare da qui, da sinistra. E vediamo un po' che cosa troviamo. Qua cos'è? Superintendent, sarà la stanza, non so, superintendent, sovrintendente, in che senso? Vabbè, comunque, questi intanto, ragazzi, sono chiusi a chiave, per cui continuiamo a controllare. Eppure questi appartamenti da questa parte, ragazzi, sono tutti chiusi a chiave. E tra l'altro qui in sti rifiuti Harry non riesce a scovare nulla di utile, per cui torniamo di qua. La prima porta l'abbiamo controllata, controlliamo la seconda, che però è chiusa a chiave, quindi non si vuole aprire. Controlliamo la terza, quindi che ci darà accesso all'altra ala, appunto, degli appartamenti. Scusa amico, ma la fine che te meriti è sempre questa, insomma. Ah, la tua e di tutta la tua razzaccia. Qua è chiusa a chiave. Che cazzo sono sti rumori? Dovete smetterla, ragazzi, la dovete smettere. E voi che continuate a girovagare. Ah, seppure riposato. Non t'azzardare! Molla, minchia! È già tipo la quarta volta che mi trasmettete la rabbia oggi. Non posso fare tutti questi vaccini ogni volta. Ok, questo pure è chiuso a chiave, ragazzi. L'accesso a questo mondo è estremamente limitato. C'è un sacco di robaccia. Eppure questo è chiuso a chiave, ragazzi. Sono tutti chiusi a chiave. Per cui torniamo, va bene, nell'atrio. E controlliamo la quarta ed ultima porta. Non so cosa pensare effettivamente al riguardo, perché in tutti e tre i piani, ragazzi, tutte le sante porte sono chiuse. Pure questa è chiusa a chiave. Ma allora, noi comunque, ragazzi, avevamo raccolto la bambola di pezza di Eileen, che ci aveva dato appunto il tizio seduto sulle scale. Proviamo a tornare al terzo piano, visto che ci siamo. Il tizio è sparito. Guarda caso, il tizio è sparito. Per cui torniamo di qua.
e l'appartamento di Eileen è il 303, esattamente questo qua. Che ci faceva quel tizio? Forse, vabbè, ma se io usassi questa, no? Non posso usarlo qui. Questo comincia ad essere un bel mistero, ragazzi. Di regola adesso il foglietto là sotto la porta dovrebbe essere sparito. Infatti è sparito. Oh, qua si è aperta una porta, fermi tutti. Era l'ultimo appartamento, ragazzi, del terzo piano, che io effettivamente non avevo controllato, guardate caso. L'unica cosa che non ho controllato... Allora, intanto guardiamoci intorno. Vediamo se c'è qualcosa. Harry sta rivolgendo lo sguardo a qualcosa, non so a cosa. Effettivamente, ma la cosa non mi piace, ma nonostante tutto, vabbè. Allora, di queste cose non possiamo prendere assolutamente niente. Qua c'è un foglietto, un altro bucio reculo, cosa comodissima sicuramente. Qua non possiamo interagire con niente. Quante riviste... Ma guarda un po' te, chi è il birbantello che vive qua? In questo appartamento assolutamente terrificante. Ma che è sto posto? Vabbè, allora, raccogliamo prima di tutto il foglio, ragazzi. Ok, con niente scritto sopra. Attenzione, carta rossa. Della semplice carta rossa con niente scritto sopra. La infilo sotto la porta dell'appartamento 302. C'è un diario qui, leggiamolo. In questi ultimi mesi, Joseph, il tizio della porta accanto che mi ha dato quella rara rivista, sta lavorando davvero moltissimo. Ammazza, fra birbantelli zozzoni, ve la intendete? Aveva detto che se ne trovava un'altra altrettanto rara me l'avrebbe data, ma ultimamente non si è fatto vedere molto. Ha detto che è un giornalista e che sta sempre indagando qualcosa, ma io credo che gli stia succedendo qualcosa di strano. È chiuso nel suo appartamento e continua a sentire degli strani rumori che provengono da lì. 1 luglio, Mike. Mia bellissima Rachel, cos'era quel biglietto di carta rossa? Pensavo mi avessi scritto un messaggio di risposta, ma forse è scritto su qualcos'altro. L'ho preso insieme ai miei vestiti, quelli erano i miei vestiti migliori. 2 luglio. Insieme ai vestiti... È tutto così dannatamente strano, ragazzi. Aspettate, prima di continuare a guardare questo appartamento, direi di uscire e di mettere foglio di carta, vedere che succede se io seleziono il foglio di carta rossa qui. Esatto, è messo carta rossa nella spaccatura della porta. Quindi adesso se torniamo a casa probabilmente troveremo un altro biglietto. Ok, questa cosa è figa, questa cosa è figa. Sta diventando intrigante, come se stessimo comunque interagendo tra questi nostri due mondi, ragazzi. Ok, allora, intanto guardiamo pure il resto dell'appartamento e vediamo cosa c'è. Cos'è? Questo tipo è il custode? È molto più giovane in questa fotografia. Sul retro c'è una chiave attaccata con del nastro. Attenzione, cominciamo a trovare qualcosa. Sì, però prendila. Sì, la chiave del custode. C'è scritto sopra 105. Allora sì, sovrintendente, custode, era quello il suo appartamento. Ok, quindi la possiamo usare per aprire l'appartamento. La foto di un'infermiera, c'è scritto sopra ti amo. Mizzica, un'altra chiave. Qua ragazzi abbiamo più... Che cazzo ho fatto? Che ho fatto? Che c'è? Una rivista aperta, non so cos'è, zozza, dimmi da no. L'insegnamento della disperazione Wish House. Che significa? Un orfanotrofio. Dietro una rispettabile facciata, un posto dove i bambini rapiti viene fatto il lavaggio del cervello. È gestita dalla Silent Hill My Support Society, un istituto di beneficenza talvolta chiamata 4S. La 4S è nota come un'organizzazione seria che accoglie poveri bambini senza dimora e li alleva nella speranza. In realtà è un'organizzazione pagana che al posto dei tradizionali valori religiosi insegna il proprio dogma perverso. Il signor Smith, che vive vicino alla Wish House, ha affermato: talvolta di notte sento le loro strane preghiere e i lamenti dei bambini. Una volta andai a reclamare, ma fui cacciato in malo modo. Da allora le cose sono rimaste le stesse. Difatti, al sottoscritto fu negato l'accesso quando tentai di scattare delle fotografie. Ma che cosa avranno da nascondere nella Wish House? Nel corso delle mie indagini, tuttavia, sono riuscito a scoprire una torre circolare di cemento molto sospetta che fa parte dei loro impianti.
Sfortunatamente nessuno era disposto a dirci a che cosa servisse questa torre, ma dubito che abbia a che vedere con la cura degli orfani. Forse una prigione o un luogo di culto segreto. Il culto religioso che dirige la Wish House è conosciuto dai residenti locali come l'Ordine. È una religione che ha profondi legami con il passato di Silent Hill, ma la convinzione dei suoi fanatici fedeli di far parte di un'elite scelta ha anche un suo lato misterioso e pericoloso. Intendo proseguire la mia indagine sulla Wish House e sul culto che essa nasconde. Dire tutta la verità e mostrare ai bambini la vera strada è il nostro compito più importante. Joseph Schreiber. Parlava di Joseph, questo tizio che era il suo vicino. Ragazzi, parlava di questo. Oh merda, ciao zio, ciao, scusa vado via, perché, oddio che brutto, vado via, me ne voglio andare, dove cazzo è la porta? Andiamo ad aprire, ragazzi, la stanza 105. Visto che ci siamo, quindi era questo Joseph, il suo vicino, che stava indagando appunto sulla Wish House, ragazzi, probabilmente la prigione dove noi siamo stati, dove appunto venivano tenuti, ragazzi, dei bambini. Si sta piano piano ricollegando tutto e questa cosa mi sta intrigando non poco, ragazzi, perché sembra veramente tutto molto interessante, nel senso che comunque probabilmente alla fine di tutto in qualche modo qualcosa ci sarà spiegato. Per cui allora 105 probabilmente era direttamente di qua, ragazzi, se non sbaglio era la prima porta di qua. No, sì, 104, 105, no, 103 era di là, mannaggia santa. Vabbè, come non detto. Quindi sicuramente verremo a capo di molte cose che stiamo vedendo in questi vari mondi, ragazzi. Ecco qua la porta, usiamo la chiave. Appartamento del custode, posso usare la chiave? Come non posso usarlo qui, dai. Ok, entriamo. E siamo pronti, perché c'è una cella qua? Perché c'è una cella? È chiusa a chiave. Allora, non mi fa girare la telecamera, già la cosa mi sta disturbando non poco. Comunque, la cucina, ragazzi, è circondata da sbarre, non capisco il motivo. Il custode qua spiava mezzo mondo, a quanto pare. C'è della carta rossa, ci sono tante altre chiavi. Caspiterina, un pezzo di carta rossa. Sì, prendiamo la carta rossa un'altra volta. Però già ce l'abbiamo infilata, ragazzi. C'è dell'altra carta rossa. Carta rossa strappata. Ok, questa cosa è interessante, ragazzi. È interessante perché stiamo vedendo che la carta rossa proviene da qua. Ma perché? Accidenti, che puzza! Mi sta letteralmente facendo venire lacrime agli occhi. Che cazzo ci sta? Che cazzo ci sta? Un pezzo di merda! Non so, ragazzi. Allora, guardiamo il resto dell'appartamento, anche se la cosa non mi piace proprio per niente. Anche perché io non capisco perché ci sono sbarre qua, non riesco a comprendere. Un computer. E poi Harry sta continuando a guardare, ragazzi, a rivolgere il suo sguardo da qualche parte. Vediamo un po', c'è un diario. Dovrebbe essere un diario. Sì. La scatola rossa sembra anche più strana oggi. Emana un orribile odore, è ripugnante, ma proprio non ce la faccio a gettarla via. Deve essere stato circa 30 anni fa. Quella giovane coppia che viveva nell'appartamento un giorno all'improvviso è scomparsa, scappati come ladri nella notte. Non ne so il motivo. Forse problemi di soldi, o forse si erano cacciati in qualche altro guaio. Il vero problema è venuto dopo. Se ne sono andati lasciandosi dietro il loro bambino appena nato. Trovai anche il cordone ombelicale. What the fuck? Chiamai subito un'ambulanza. In seguito sentii che il bambino era sopravvissuto, ma non so che ne è stato. Qualche anno dopo, tuttavia, mi è capitato spesso di vedere un ragazzino in giro per il palazzo. Un giorno ha smesso di venire. Adesso che ci penso, scommetto che era quel bambino abbandonato. È una storia tremenda, abbandonare un bambino appena nato. È successo tutto nell'appartamento 302 e quel cordone ombelicale. Ancora non ce la faccio a disfarmene. Ok, è agghiacciante, ragazzi. E succede sempre tutto nell'appartamento 302. Cioè il nostro appartamento, dove c'è stato anche Joseph, quel giornalista che indagava, dove ci sono stati questi che hanno abbandonato questo bambino. E questo tizio perverso che si tiene questo cordone ombelicale nella scatola. Che poi puzza a merda. Diario del custode, cordone ombelicale.
What the fuck? Ragazzi, io veramente sto continuando a rimanere senza parole perché è veramente intricata tutta sta storia. Ok, con la scatola rossa per ora però non possiamo fare nulla, ragazzi. Per cui, allora, fatemi guardare un attimo queste chiavi. Non riesco a trasportare altre cose, non posso manco vedere, ragazzi, di cosa si tratta. Per cui, allora, direi di tornare di qua, ragazzi. Torniamo di qua e approfittiamo, torniamo a casa. Entriamo nel bucione culo, direttamente da qua, per fortuna che ce l'abbiamo. Riguardiamo il foglio di carta rossa che ho lasciato sotto la porta. Sono curiosa di vedere se c'è qualcosa di diverso. Ok, eccoci qua, ragazzi. Veramente mi sta incuriosendo tutto, tutto di questo gioco. Ora come ora tutto si sta facendo molto più interessante. Come potete vedere c'è un foglio di carta rossa e se non sbaglio ci sono anche delle scritte. Ci sono anche delle scritte sopra. Allora, ragazzi, io penso per ora di lasciare qualcosa. Devo lasciare qualcosa. Lascia la bambola, probabilmente per ora posso lasciarla, perché poi io reinserirò anche questi altri fogli di carta rossa sotto la mia porta. No, 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 non la porta, il foglio, Henry. Vediamo. Sì, ragazzi. Fu 4 anni fa che rinvenirono il corpo con su inciso 1221. Ebbi subito un terribile presentimento e non riuscivo a smettere di tremare. La vittima era stata uccisa 6 mesi prima e Walter era già morto da 10 anni. Si era suicidato 3 anni prima del delitto. Per la polizia si tratta di un omicidio copycat. Lo stanno chiamando il caso Sullivan secondo round. Ma qualcosa non mi dava pace. 14 maggio. Quindi continuiamo a leggere anche questo diario. Io mi tengo i fogli di carta rossa, così, ragazzi, dalla prossima volta metterò anche questi altri 2 pezzi che ho raccolto. E voglio ricontrollare Eileen per vedere se è tutto a posto. Ok, sembrerebbe di sì, ragazzi, sembra sia tutto a posto. Allora ragazzi, io salvo la partita per oggi. Ovviamente il tempo a mia disposizione purtroppo termina qui, però riprenderemo ovviamente da qui la prossima volta, perché comunque nell'appartamento, ragazzi, dell'ultimo piano, ci ricordiamo, c'era anche un'altra chiave che non avevo raccolto e c'è anche un'altra chiave nell'appartamento del custode, quindi comunque possiamo ancora esplorare ovviamente il mondo dell'appartamento, così l'hanno chiamato. E vi ripeto, ragazzi, che tutto questo mi sta intrigando veramente molto, più di quanto mi sarei aspettata. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri e suggerimenti, come sempre, qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!